Ciao ragazzi, eccoci qua, buona domenica! No, non lo so se per voi è domenica, però per noi è domenica. E qua si dorme la domenica. Si dorme la domenica, è vero, amorini? E non lo so se anche da voi è così, ma qua proprio si cade in un letargo proprio di relax, ce la prendiamo proprio comoda. Oggi vi volevo fare il video dei prodotti bio che sto amando in questo periodo e che mi stanno piacendo tantissimo. Pensavo di farvi ogni tanto questi video lampo in cui mischio un po' dei prodottini bio, proprio quelli che sto utilizzando nell'ultimo periodo, così ve li faccio vedere tutti assieme in questi video veloci, perché spesso mi chiedete consigli sui vari prodotti, quindi spero che queste recensioni vi piacciono. Allora, le ho messi qua dentro e adesso ve li faccio vedere subito. Allora, innanzitutto ci tenevo tantissimo a parlarvi di questo prodotto che praticamente vi avevo mostrato in uno dei vlog in vacanza che stavo utilizzando e mi era piaciuto tantissimo. Infatti, ve lo volevo tanto tanto dire. Questo è dell'Evril ed è questa marca francese che fa cosmetici bio che costano davvero poco. Vi ho parlato tanti anni fa, quando nessuno la conosceva, dei loro prodotti di make-up, poi vi ho parlato un po' dei prodotti cosmetici. Questo shampoo è davvero buono, ragazzi, e costa poco. Questo qua praticamente ha un inci del tutto particolare per essere uno shampoo, perché è fatto praticamente dentro all'argilla, ha un mix di tensioattivi, ha tanti tanti ingredienti, ad esempio anche il burro di karité, vari olietti e vari estratti. È molto molto carino e funzionale, ve lo consiglio tantissimo. Qua dice che è per capelli colorati, ma comunque va bene per qualsiasi tipo di capelli, anche per capelli grassi, perché pulisce davvero bene il cuoio capelluto. Ed è strano perché ha una consistenza, sembra tipo una maschera. Anche l'argilla ha un'azione lavante oltre ai tensioattivi, quindi pulisce bene bene e lascia i capelli lucidissimi. Veramente mi piace troppo. Come balsamo vi volevo consigliare questo qua, che mi sta piacendo tantissimo, cioè in verità è finito. Anche questo qua è dell'Evril, appunto, l'ho utilizzato in accoppiata a quello, e anche questo costa poco ed è un balsamo, questo qua al burro di karité. Anche questo dice per capelli colorati e mesciati come quello là, ma comunque va bene per qualsiasi tipo di capelli. Io ho notato che questi shampoo che c'è scritto appunto per capelli colorati lasciano capelli più lucidi, è come se ravvivassero il colore. Ovviamente non colorano, non tingono, è soltanto una marchettata per far comprare a ogni persona vario tipo di shampoo, ma li potete utilizzare tutti quanti. E questo ha molto molto burro di karité, c'ha i fosfolipidi, c'ha vari olietti, c'ha il gel d'aloe vera, vari estratti vegetali, è molto molto bello, mi piaceva tantissimo. Anche il profumo non è male, tipo di grapefruit, tipo mirtillo, adesso mi viene quel nome, melograno, insomma quelle robe là. Comunque è bello anche questo qua. Il terzo prodotto che vi volevo tanto tanto far vedere è questa cremina, che anche mi è piaciuta tantissimo. Questa è di Anthos Cosmetici. Praticamente è veramente buona, ragazze. Questa è anti-rughe, effetto lifting. E vi dico che nell'ultimo periodo è una delle creme anti-rughe che ho trovato più efficaci. Nonostante abbia un prezzo davvero onesto, super conveniente, sapete che io nei miei video recensioni ci tengo a parlarvi di prodotti bio, ma non solo. Voglio parlarvi di prodotti buoni, cioè con buon inci, a prescindere dalla cosa che siano bio. Non è che ci frega più di tanto che siano bio, ma devono avere buon inci, anche se non sono bio. Magari li potete trovare anche al supermercato, no? Come vi dico spesso, in questo caso Anthos, nelle varie bioprofumerie online. Costa poco, ha buoni ingredienti, è naturale, non ha ingredienti cattivi e dannosi. Ok, lo compriamo. Quindi non fidiamoci soltanto della parola bio, controlliamo sempre l'inci e troviamo la convenienza e la qualità nei prodotti, perché non è che dobbiamo spendere una crema 50 euro solo perché sta scritto bio e poi andiamo a leggere e alla fine magari è pure una fregatura. Quindi stiamo sempre con gli occhi aperti, ragazzi. Io vi parlo di prodotti buoni anche dal punto di vista della convenienza, questo è importante. E questa qua, la crema di estratti di d'uva,
appunto della linea Essere di Anthos. È una crema antirughe fantastica, ragazze, nell'ultimo periodo veramente l'ho utilizzata tanto. Come la metti ha un effetto distensivo sulle rughette. Io questa qua la uso anche sul contorno occhi, tipo qua, ti stende proprio, ti senti proprio tirare, e veramente mi piace tanto, quindi ve la volevo consigliare, che spesso mi seguono anche le signore un po' più adulte, mi chiedono consigli, quindi questo consiglio è tutto per voi e vi mando un bacio grande. Qua questo spray anche ottimo, ragazze, è della marca Nature's spray sublime olio di dattero. Allora, praticamente questo qua, ho conservato anche la scatola per farvi vedere, l'avevo messo in regalo un prodotto di questa linea Nature's, adesso non ricordo precisamente quale, perché comunque la linea ha vari prodotti, in un mio giveaway che avevo fatto di recente vi avevo regalato questi prodotti, perché ragazze sono molto molto buoni. Questi qua appunto sono della linea Nature's, completamente bio, e questo qua è uno spray all'olio di dattero e mandorle dolci. Praticamente che cos'è? Non è altro che uno spray bifasico, facilmente anche riproducibile in casa, quindi ci sto facendo un pensierino a fare la ricettina semplice, casomai se lo volete mettete un bel pollice in su, così vi faccio questo mini tutorial. È uno spray che è molto carino e potete utilizzare sia se avete capelli secchi sia grassi, perché questo lo utilizza anche mia sorella e non gli sporca i capelli, perché è a base acquosa, quindi ha una piccola quota di grassi, è anche districante, quindi si può utilizzare anche come balsamo senza risciacquo, insomma, lucidante, disciplinante, ammorbidisce i capelli, è molto molto buono come prodotto, insomma, post lavaggio per i capelli, e a me è piaciuto veramente tanto. Poi ragazze, un altro prodotto che veramente mi è piaciuto tantissimo è questo qua, questo è sapone nero che a me mi ha portato mia mamma direttamente dal Marocco, quando è stata un po' di tempo fa, qualche giorno là in Marocco, e mi ha portato questo sapone nero, e che è buonissimo, contiene olio d'oliva, olio essenziale di arancio, di eucalipto, di rosmarino, e praticamente non so se sapete le proprietà del sapone nero, è praticamente una pasta, è stranissimo, cioè una pasta e profuma tantissimo, tipo di rosmarino, di qualcosa di molto molto speziato e forte, ed è tipo una crema, una pasta che viene utilizzato su tutto il corpo, quando lo metti è tipo un gel molto denso e poi produce la schiuma. Lo consiglio tantissimo come rimedio contro il brufolo e contro l'acne per le peli grasse, è ottimo, ha un effetto pulificante, pulisce tantissimo la pelle e toglie tutte le imperfezioni, veramente fantastico. Per le peli secche e delicate no, perché veramente può essere troppo aggressivo, però se capita che avete tipo qualche impurità o magari qualche giorno sapete un po' tipo il ciclo e lucidità, anche sul viso può essere utilizzato. Per chi ha appunto la pelle molto lucida, che produce molto sebo, asciuga tutto, quindi questo è fantastico. Anche sul corpo, tipo braccia, se avete brufoletti, la schiena, io vi devo dire la verità, non lo uso ogni giorno quando mi faccio la doccia o neanche sul viso, però una o due volte a settimana mi pulisce tutto e mi fa la pelle super super liscia e morbida. Infine ragazze, l'ultimo prodotto è questo qua, che è un contorno occhi troppo troppo carino di Jonsac. Anche Jonsac è una marca francese di cui vi ho parlato tanto, anche di altri prodotti che mi sono sempre piaciuti tantissimo, e non ho mai ricevuto nulla da questa azienda, ci tengo a specificarlo perché ne ho parlato bene, quindi purtroppo ci sono le male lingue che pensano sempre che ci siano interessi, invece no, proprio perché mi piace, come tutti i prodotti che vedete nei miei video, se ve ne parlo vuol dire che mi piacciono, non ci sono altre motivazioni. E questa è l'acqua termale di Jonsac, è un contorno occhi troppo troppo carino, questo idratante, e quando te lo metti mi piace molto che è molto leggero, si asciuga subito, ha un effetto bello distensivo, nutriente sul contorno occhi, però subito ti ci puoi truccare, quindi si può utilizzare anche la mattina, poi è comodo, è piccolino ed è molto molto carino. Quindi questi erano i miei prodotti preferiti bio e con boninci, insomma, dell'ultimo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, così ve ne faccio un altro a brevissimo. Fatemi sapere questi video recensioni, penso che siano sempre utili, così potete fare acquisti convenienti, giusti, e non avere fregature. E vi mando un bacio grandissimo. Mua, ciao. Ciao anche da loro. Ciao ciao ciao. Madonna come dormono. Mi dispiace disturbarli, sono troppo dolci.